Dove vi porto oggi? Dove vi porto oggi? Allora, ragazzi, stiamo venendo. Stiamo arrivando tutti, perché voi state arrivando qua direttamente con me. Siamo al Vismara. Oggi c'è la partita, il Memorial Claudio Lippi. Ho deciso questa cosa, ho detto, ciao, visto che ci vado e visto che probabilmente ci saranno anche un po' di giocatori, ho detto, ciao, via, facciamo questo vlog e lo portiamo direttamente sul canale per tutti. Dai, allora, a dopo. Ciao, ciao. Racconta quello che ti è successo. Volevo tentare un anticipo. Ma dove ti sei fatto male? Qua sul soleo. Come? Sul soleo. Prima volevo fare un anticipo su Massimo Ambrosini. Il problema è che per evitare che pinzati ho dovuto virare all'ultimo e purtroppo sono finito a farmi male al soleo. Meno male che c'erano. E invece no, raga, allora, se io fossi stato giovane, rompipalle e non fossi, non ci crederete, ma sono anche un po' timido, probabilmente io avrei fatto delle riprese dentro nello spogliatoio, io avrei fatto delle riprese fuori, avrei fatto un vlog fighissimo e questo video sarebbe stato bellissimo. In realtà, ragazzi, mi sono emozionato. E raga, non posso farci niente, perdonatemi, mi sono emozionato, adesso vi racconto cosa è successo ieri pomeriggio tardi, e non me la sono sentita di andare a rompere le balle ai giocatori. Scusate ragazzi, so che sarebbe stato bellissimo e sarebbe stato un contenuto bellissimo per il canale, ragazzi, ma sinceramente non me la sono sentita di andare lì a riprenderci tutti, andare a rompere le balle ai giocatori, alle vecchie glorie, insomma, non me la sono sentita, ragazzi. Detto proprio fuori dai denti, non mi andava a disturbarli, ma sono riuscito a fare qualche foto. Allora, attenzione, abbiamo rotto internet. Premetto che con queste foto che vi sto per far vedere abbiamo rotto internet. Partiamo dalla prima foto, che è questa. 1, 2, 3. Oh, Nelson Dida, grandissimo Nelson, ragazzi, super mega disponibile, veramente grande persona, grande giocatore. Ieri si è dimostrato anche una grandissima persona. Seconda foto. Oh, Cristian Abbiati, grande Cri, lì di fianco a me in panchina, grande Cri. Poi, attenzione. Pippo Inzaghi, grandissimo Pippo, numero uno assoluto Pippo, veramente grande. Tra l'altro, una cosa che mi ha impressionato di Pippo Inzaghi, lo vedete nella foto, ragazzi, Pippo è più alto di me. Cioè, nell'immaginario collettivo Pippo Inzaghi è una persona mediamente normale bassa. In realtà io sono alto 1,81. Pippo Inzaghi, come vedete dalla foto, è anche più alto di me. Oh, Massimo Ambrosini, grande Max. Tra l'altro in campo, ragazzi, veramente, a parte sia lui che Pippo, veramente così fisicamente, veramente grandissimi, preparatissimi, ancora un bel fisico ancora da calciatori. E beh, poi veramente in campo anche Pippo, ma anche Ambro, veramente avevano qualcosa in più che hanno soltanto i giocatori, quelli professionisti. E poi mi sono tenuto questa come l'ultima foto, vediamo. Sì, mi sono tenuto questa come ultima foto. Pronti? Questa è la foto che quando l'ho messa stamattina, ragazzi, cioè, mi ha scritto tipo mio cugino. Tutti che lo guarda questa foto che ti hanno taggato. Non mi hanno taggato, era mia la foto, l'ho fatta io. Con questa foto, da questa mattina, l'ho messa alle 8 sui miei social. Abbiamo proprio rotto internet. Oh my god, abbiamo rotto internet. 1, 2, 3. Nella foto Tiziano Crudeli, Luca Serafini, Mauro Suma e il vostro amico Lollo. E ovviamente tutte le persone che hanno commentato sotto mi hanno detto: Lollo, mancava soltanto una persona in questa foto per fare il gota dei tifosi rossoneri. Ma c'è anche quella. 1, 2, 3. E c'era anche Carlo. Non siamo riusciti a fare la foto tutti insieme, perché nel momento in cui facevo la foto con gli altri, Carlo non era ancora arrivato. Insomma, l'ho fatta dopo con lui. È stata, ovviamente, come vi ho detto all'inizio di questo video, era il Memorial Claudio Lippi. L'evento si chiamava Milanissimo ed era al Vismara a Rozzano. È stato un bellissimo evento, ragazzi, è stato un bellissimo evento, un bel concentrato di milanismo.
mi sono divertito e poi dopo vi spiegherò poi delle cose sul campo, poi vi spiegherò, chi mi segue sui social sa tutte queste cose. È stato bello ragazzi, è stato un bel evento, mi sono proprio divertito e bello, scusate ancora se non sono riuscito a fare i video, ma mi sono emozionato raga, cioè vi dico la verità ragazzi, lì non ho fatto la foto anche con Ganz era di fianco a me che si cambiava, il mister... che si cambiava, ho avuto modo di parlare con lui anche della partita di domenica, cose personali che rimarranno ovviamente tra di noi, anche con altri giocatori, anche ex giocatori, ho parlato un po' della partita di domenica, tutte cose che mi tengo qua nella saccoccia, me li tengo per me, perdonatemi. Sarebbe stato bellissimo, ripeto, farvi un video, farvi un vlog della serata, ma raga, sono un pirla, raga, mi sono emozionato e non mi andava di andare lì a rompergli le scale, cioè... lo so che sarebbe stato bellissimo, che andavo lì, volevo fare la scena, perché ci avevo pensato, volevo fare la scena tipo che stavamo per iniziare a giocare a calcetto e volevo dire tipo, ah se ci sarebbe bisogno di una punta mi giravo e c'era Pippo Inzaghi, mi giravo dall'altra, c'è bisogno di un centrocampista, mi giravo e c'era Ambro, però non me la sono sentita raga. E non me la sono sentita di andare a rompergli le scatole, boh, mi sembrava di invadere un po' la loro privacy in un momento che sì era pubblico, perché tra l'altro è stato bellissimo, poi dopo vi racconto un'altra cosa, però boh. Scusate, non me la sono sentita. Tra l'altro ragazzi, volevo ringraziare ovviamente tutte le persone che ieri sono venute al Vismara per vedere l'evento. È stata una figata, mi sono fermato con un casino di voi per fare foto, per scambiare due parole. È stato bello, quindi un ringraziamento anche a tutte le persone che mi hanno fermato ieri appunto fuori dal Vismara. Prima di andare avanti ragazzi, come sempre fatemi ringraziare quello che è lo sponsor di questo video. Quindi ringraziamo l'app di OneFootball, app in cui trovate tutte le notizie di cui parleremo tra poco. Tra poco parleremo di notizie di società, parleremo di calcio, di calciomercato, parleremo della formazione, vi devo parlare anche di Mbappé, perché Mbappé diventa un obiettivo per il Milan. No, non è vero. non è vero. Però potrei fare come fa qualcuno qua su YouTube. Attenzione, le mie fonti mi hanno detto che Mbappé diventa un obiettivo per il Milan, e invece così non è. Intanto mi state scrivendo i 50.000 per la foto di prima, però vabbè. Va bene raga, allora basta, grazie di cuore a tutti per ieri, quindi per così, perché oggi è venerdì e perché oggi siamo tutti di buon umore, siamo contenti per quello che ci auguriamo che possa succedere domenica, pollice in su questo video, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, andiamo in sigla. Tra l'altro ragazzi, grazie di cuore a tutte le persone che ogni video premono qua sotto, grazie a chi preme, grazie qua, ogni volta c'è sempre qualcuno che lo fa, quindi grazie di cuore per il supporto che mi date giornalmente. Bene raga, andiamo in sigla, poi ovviamente iniziamo a parlare nel modo, possiamo parlare bene di tutto. 1, 2, 3, sigla! Oh, ho già capito che sarà un video lungo! Allora ragazzi, partiamo subito dalle parole di Klopp. Oggi... cerchiamo di parlare anche di altre cose, ragazzi, così evitiamo che mi sale l'ansietta anche a me. Allora, Klopp conferma l'addio a Origi e dice: mi aspetto che riceva un'accoglienza speciale nella sua ultima partita. È stato uno dei giocatori più importanti che ho mai allenato. È una gioia lavorare con lui. Sarà per sempre una leggenda del Liverpool. Ovunque andrà sarà un successo, perché tutti lo ameranno. Allora, quando si parla di Origi c'è un po' quella roba lì che qualcuno dice: ma LOL, abbiamo bisogno di qualcuno che fa più gol, abbiamo bisogno di qualcuno che ha fatto più presenze, abbiamo bisogno di un altro numero 9. Ragazzi, io non lo so. Se innanzitutto non so se poi veramente Origi diventerà un giocatore del Milan, perché comunque la stampa lo dà fatto, ok? E fino lì ok. Però, come sapete, come vi dico sempre, bisogna aspettare i comunicati ufficiali. Se Origi dovesse diventare un giocatore del Milan, io sono curiosissimo di vederlo in Serie A, perché abbiamo visto con Abraham, abbiamo visto con altri giocatori, Tomori, giocatori che comunque arrivano dalla Premier, hanno qualcosina in più, hanno un passo in più e hanno quell'attitudine lì leggermente diversa. Quindi mi aspetto che Origi, se dovesse diventare un giocatore del Milan, ora che se sia solo lui l'acquisto sulla punta, o se poi con l'addio di Ibra le punte diventeranno due, questo non lo so. Non lo so, perché probabilmente dipenderà da tanti, anche da tanti altri fattori che poi dopo andremo a vedere dopo. Però mi auguro insomma che Origi faccia bene, ragazzi. Mi auguro che Origi insomma poi faccia bene. Allora, secondo discorso di cui mi ero segnato di parlarvi. Milan, l'eventuale cosa che potrebbe succedere domenica, riportato al Corriere della Sera, vale circa 80 milioni. Dentro ci sarebbero i premi
di quella roba lì, che ballano tra i 25 e i 30 milioni, ma anche la partecipazione alla Supercoppa italiana e l'eventuale Champions League giocata in prima fascia. Giocata in prima fascia vorrebbe dire soltanto 50, da soltanto il fatto che tu ti qualifichi come prima fascia prendi 50 milioni, 5 dalla Supercoppa italiana e 25-30 dal fatto se vinci quella roba lì, vuol dire che già stiamo parlando di un incasso extra per il Milan di quasi 80 milioni di euro, 75-80 milioni di euro. L'articolo è: vincere o non vincere non è un dilemma, è piuttosto una grossa opportunità che può cambiarti magari la vita in fase di insomma trattative poi per l'acquisto di altri giocatori. In tutto questo ovviamente mancano a mercato, abbonamenti, sponsorizzazioni, accordi commerciali e marketing. Ragazzi, capite che stiamo dicendo tutte quelle cose che io vi dico ora. Vi dico, chi ha seguito ragazzi il percorso di questo canale sa che noi abbiamo... Io facevo sempre la battuta, no? Dicevo abbiamo mangiato la M in tutti questi anni. Ecco, adesso forse se tutto va come deve andare, smettiamo, già un po' che abbiamo smesso di mangiarla, però diciamo che la situazione sta notevolmente migliorando. E ovviamente quando tu la situazione migliora diventi appetibile anche per tutte le altre cose che vi ho detto, quindi abbonamenti, sponsor, accordi commerciali, marketing, che non fanno nient'altro che aumentare il tuo fatturato. Dalla parte opposta, più aumenti il fatturato e più ti puoi permettere di andare a comprare dei giocatori importanti sul mercato. Quest'One Stadio, quest'anno i due club hanno portato 1 milione di spettatori, sia il Milan che l'Inter, facendo praticamente sold out nelle ultime partite. Qua la Gazzetta si chiede ancora, ma è davvero necessario costruire uno stadio di soli 60.000 posti? Non voglio rispondere a questa domanda. Seconda, terza cosa di cui volevo parlare, ragazzi, allora... qua un po' difficile. È uscita praticamente questa notizia su Sole 24 Ore in cui si parla del passaggio societario e si dice che eventualmente se il Milan dovesse vendere la società, ovviamente rimane ancora tutto col punto di domanda, quindi io continuo a mettere il condizionale, se il Milan dovesse decidere di vendere la società, in questo momento, secondo il Sole 24 Ore, scusate, la società che è più quotata per l'acquisto del Milan dovrebbe essere Redbird, con un'offerta fatta di 1.3 miliardi di euro. Non lo so, ragazzi, sinceramente, non lo so come finirà questa storia, non lo so, le tre opzioni ovviamente quali sono: il Milan che rimane in mano ad Elliott, il Milan che viene venduto a Redbird, il Milan che viene venduto a Investcorp. Non lo so, non lo sa nessuno, diffidate da chiunque vi dica che queste cose io le so perché me l'ha detta l'amico di mio cugino, di Giovanni, di Giuseppe, che sta alla portineria di Milanello, di casa Milan, mi ha detto che... lasciate stare, ragazzi. Tutte cose che nessuno sa e nessuno ha la certezza al 100% di tutto quello che viene detto. Quindi vedremo poi cosa succede. Poi, ultimi due discorsi che volevo fare. Il primo era questo. L'Inter pare abbia trovato l'accordo con Dybala e qualcuno di voi mi ha detto questa cosa. E mi ha detto: Lollo, ma tu rosichi per Paolo Dybala all'Inter? Ragazzi, allora, chi mi segue da tanti anni lo sa. Dybala è un giocatore che mi è sempre piaciuto, quindi non è che adesso se dovesse andare all'Inter vi dico no, Dybala mi fa schifo perché è andato all'Inter. No, Dybala è un giocatore che mi è sempre piaciuto, però bisogna anche guardare in faccia i numeri. I numeri dicono che negli ultimi 2 anni Dybala praticamente ha giocato un terzo delle partite negli ultimi 2 anni per infortunio. È un giocatore che vuole uno stipendio dai 7 ai 10 milioni di euro. Quindi, se conosco Paolo e conosco Massare, conosco lo staff dello scouting, piuttosto che spendere dei soldi in un giocatore come Dybala, ti dicono: io prendo questi soldi, mi vado a prendere il trequartista più forte, che è Adli, tra l'altro. Scherzando. Il trequartista più forte che c'è in Francia, ok? Però ci siamo capiti al di là della battuta su Adli. Tra l'altro Adli, qualcuno ieri mi ha detto: Lollo, ma perché tutti continuano a sottovalutare Adli? Adli è un giocatore fortissimo. Sapete io cosa ho risposto, ragazzi? Meglio così. Meglio. Continuate tutti a sottovalutare Adli, perché è meglio sottovalutare un giocatore che poi quando prende la palla tra i piedi ti fa vedere di che cosa è capace, piuttosto che pensare che sta arrivando il nuovo Kevin De Bruyne e poi dopo quando arriva in campo rimani deluso, perché ovviamente Adli non è Kevin De Bruyne, è un giocatore di un prospetto che potrebbe diventare fortissimissimo. Ragazzi, il pittore di Bordeaux potrebbe diventare veramente fortissimo, ma come Leao ci vorrà del tempo per adattarsi, come Sandro Tonali ci vorrà del tempo per adattarsi, arriva anche lui da una retrocessa. Ah, Lollo, Adli arriva da una retrocessa, ah sì, come Benasser, arriva da una retrocessa come Benasser.
Ultima cosa di cui volevo parlare con voi è Mbappé. Perché vi parlo di Mbappé? Ovviamente non perché è un obiettivo del Milan, ma perché Di Marzio riporta che Mbappé ha deciso di accettare la proposta del Real, ha deciso di non accettare la proposta del Real Madrid, ma di accettare il rinnovo del Paris Saint-Germain. Il motivo alla base della decisione non è economica, ma più personale, di amicizia verso l'entourage che ha trovato per portarlo dal Monaco ai parigini. Ma può darsi, cioè nel senso, può darsi anche che la scelta di Mbappé sia quella, diciamo che il fatto di firmare con 100 milioni di euro la firma, si parla addirittura di 70 milioni l'euro all'anno di stipendio per 3 anni, 7, 14, 21 più 100 fanno 310 milioni di euro per i prossimi 3 anni. Non lo so, ma forse Mbappé, che sicuramente non avrà bisogno di questi 310 milioni perché già i soldi ce li ha, però diciamo che probabilmente questa offerta l'ha aiutato un pochino. Bene ragazzi, sto cercando di non pensare a domenica, quindi vi saluto, vi ringrazio come sempre, un abbraccio Cacciavit, un saluto a tutti, forza Milan e vada via anche l'Inter. Ciao ragazzi, ciao! Yeah,